Dimmi. Ah. Scusa. Scusa, Omar. Conosci qualcuno che assume un giovane con voglia di fare, disponibile a viaggiare, a frequentare corsi di formazione, capace di lavorare al raggiungimento degli obiettivi? Sai che te, nonostante il periodo difficile, sei fortunato perché l'azienda di mio cognato sta cercando? Ecco, vedi, tutti così li vogliono. Vedi che non c'è lavoro per uno come me. Ma lo volete capire, ragazzi, che non è facile fare tutte quelle cose per chi vive sotto la condanna della mia malattia? Sì, di qual è? Sono pigro. Non è una malattia essere pigro. Come te lo... Ma no, è inutile che applaudite, poi lo convincete. Non è una malattia. Dici tu, adesso per esempio, vedi, mi causa un sacco di disagi. Cos'è? Mi si è anche addormentata la gamba. Beata lei. Tu devi reagire. Che orari si fanno nell'azienda di tuo cognato? Una fabbrica, normale, dalle 8 alle 5. E io quando dormo? Ma mica devi dormire. Ma tu, è una fabbrica, si lavora. Ma tu lo vuoi capire che 9 giovani su 10 sono senza lavoro? Cioè 9 su 10 vuol dire probabilità proprio bassissime. È vero, è un dramma. Ma mettiamo al caso che io me ne fotto delle probabilità. Arrivo di fronte a quell'azienda che sta cercando, suono campanello, no? E gli altri 9 sono già passati. E cosa vado a lavorare per mantenere sti 9 bamboccioni? Che pure sono capaci di chiedere i soldi all'INPS della disoccupazione. E allora, scusate, non è meglio che a casa ci sto io, che il disoccupato l'ho sempre fatto gratis. Perché non chiedi sussidio di disoccupazione, la disoccupazione? La fai facile tu, devi andare all'INPS, sì. Devi ritirare il modulo, devi tornare a casa, compilare con tutti i dati anagrafici, poi torna lì e ti porti la fotocopia della carta d'identità. Sì, salga al secondo piano, serve una marca da bollo! Guarda che se avevo voglia di fare tutta sta fatica andavo a lavorare. Ma che bravo, ma ragazzi... Ma che voi giovani d'oggi siete abituati bene, siete abituati troppo bene. No, caro mio. Che slancio che hai avuto. Mi sa che mi è uscita l'ernia. Non lo devo fare. Non è colpa nostra, hai capito? Non ridere. Che io vorrei ridere, ma non c'ho voglia, capito? La verità. Maledetto Fantini. La verità è che non è colpa nostra, la verità è che se io oggi sono senza lavoro è grazie a questi vecchi politicanti, è grazie a questa classe politica inadeguata, sì, è grazie a voi, è grazie, veramente, di cuore. Oh, io non so come ringraziarvi, ragazzi. Io a Natale vi mando un cesto, l'olio dalla Puglia, non lo so, veramente. Te, te lo dico la verità, non guarirai mai. Te il problema ce l'hai qua dentro, ce l'hai nella testa, è qui il problema. Oh, ma sei scemo, mi vuoi far cadere? Che cazzo spingi? Ma che spingi, ho appoggiato malapena. Ma adesso vado a farmi un attacco che magari c'ho un trauma cranico. No, vado che ho parcheggiato, ma ha prestato la macchina mio fratello, sta qua fuori la macchina. Che serata di merda! Ma tutti a me! Basta raccoglierla! Oh, ma sai che ridendo e scherzando, sto mese è già la terza macchina che abbandono. Datemi la mia PlayStation, le mie pantofole fashion, fatemi una compilation di gente che rusa per me. Voglio un pigiama di seta, pizza e kebab come dieta. Lasciate la tele accesa e non chiederò altro perché sono pigro. Te l'ho detto, io c'ho un grosso problema di pigro.